Sono Franco Tatasciore, presidente del Circolo Nautico di Ortona e direttore dei corsi subacquei all'interno dell'Istituto Tecnico Nautico, con la quale abbiamo una convenzione di alternanza scuola-lavoro. In occasione della giornata del planetario abbiamo chiesto alla ditta Mariter di fornirci di questa splendida camera iperbarica per poterla mostrare ai nostri allievi e a tutti i visitatori del nautico. Questa è una camera iperbarica di sicurezza, quindi una camera iperbarica che deve stare sui luoghi di lavoro quando si fanno lavori subacquei. Se un subacqueo prende la malattia della decompressione, viene messa all'interno di questa camera iperbarica, viene chiuso questo portello e ripressurizzato alla stessa pressione che stava quando dove ha lavorato e quindi nella profondità dove è stata, quindi diciamo simuliamo che ha lavorato a 30 metri, simuliamo i 30 metri e quindi facciamo questa pressurizzazione. All'interno della parte posteriore c'è un'altra camera iperbarica da dove può entrare il personale medico per le eventuali cure, che poi attraverso quella botola, quando nell'altra camera iperbarica c'è la stessa pressione. Adesso siamo nella parte posteriore che vi dicevo, questa è l'altra fessura da dove può entrare il personale medico per le eventuali cure. Quindi può entrare attraverso questo stiviggio e poi si chiude e viene pressurizzato questa parte qua. Una volta che questa parte raggiunge la stessa pressione della parte principale, il medico può entrare attraverso in quella cabina. Quando ha finito può riuscire a chiudere la botola, si depressurizza e il medico può uscire senza fare alcun danno all'infortunato. Detto questo, due parole sul circolo nautico. Sul circolo nautico, perché noi facciamo attività subacquea, didattica subacquea, ma anche attività di pesca sportiva, di canottaggio e organizziamo gare di pesca alla traina e altro.